tempo. Nell'episodio precedente di Galactic Football. Bisogna notare che Jock non ha praticamente fatto gol di testa. Ha la testa così gonfia che non mancherà nessuna palla. Eccellente, tagliate, prossima scena. La prossima scena. Forza, May. Mamma, non ne posso più. Quello che mi renderebbe veramente felice è che tu e Jock la smetteste di litigare sempre. Buon compleanno! Rocket, voglio farti conoscere qualcuno. Lei chi è? Sono tua madre. Mia madre? Perché mi hai mentito in tutti questi anni? Ma dov'è? Credi che questa nuova febbre sia collegata al Metaplus? La possibilità che esista un flusso sintetico non individuabile rappresenta un pericolo reale. Che cosa teme, grande maestro? Niente di più che la fine della vita nella nostra galassia. Lamp, posso parlarti un attimo? No, non ho tempo, scusami. Accidenti. Ma che cosa uccidi, inserito? Bene, tocca a te. Ha appena dato qualcosa al suo contatto, è Baldwin. Avvertiamo Sonny. Non potrà resistere a lungo. La sostanza presente nel suo corpo sta per avere il sopravvento. Ha bisogno dell'antidoto. Svegliatelo. Ho buone notizie per te, Clamp. Questo è l'antidoto che ti renderà di nuovo normale. Ma prima dovrai estrarre il metaflusso dai corpi degli Snow Kids. Posso operarli dopo i quarti di finale? Spero che questo non sia un problema per te. Ci sono dei problemi per avere i progetti, Sonny. Questi sono gli uffici notturni. Queste fonti di calore sono i guardiani e le guardie. Bene, prendi i progetti e subito. Ok. Questo non risulta affatto sui progetti di costruzione. La stanza segreta? Sembrerebbe. Come possiamo fare? Non hai visto quante guardie ci sono dentro questo edificio? La nostra unica possibilità è che anche loro vadano pazzi per il football. I Lightrends sono ancora i miei campioni preferiti e non riesco a capire come gli Snow Kids possano batterli nei quarti di finale. Specialmente considerando come hanno giocato nell'ultima partita. Che hanno comunque vinto, non dimenticare. È vero, i Lightrends non sono gli Wombats. Sembra che Jock, il giocatore degli Snow Kids, abbia trasmesso la partita per telefonino durante gli ottavi di finale. Per non parlare del difensore, la grandiosa May, che è stata ferita, se le voci sono esatte. E così lo shampoo Grumble irrobustisce i capelli, ma non serve al resto del corpo. Non ti ho dato il telecomando perché spegnessi la TV se vedi qualcosa che non ti piace. E poi credo che stessero parlando di me quando discutono i punti forti della squadra. Vuoi che lo riaccenda? No, non importa, me ne vado. Hai bisogno di riposare, devi essere in forma per la partita. Micro Ice, sai che sei più credibile quando fai il poliziotto cattivo che quando fai il Casanova da due soldi? Io? Fare il Casanova? Era così ovvio. Senti, se mi insegni a parlare alle ragazze, ti insegnerò come dire di no a tua madre. Ma io so benissimo. Sì, hai ragione, non sono capace. Allora, siamo d'accordo? Questa volta gioca bene. La gente si aspetta molto da te. Devi essere il migliore. Sì? Posso entrare? Warren, sì, certo. Sei bravissimo ad arredare la tua stanza. Sì, beh, veramente non volevo appendere quel poster. Io ho spedito il mio primo poster ad amici e famiglia, con un chiaro ordine di appenderlo ovunque. Stranamente però, quando ho cominciato a vedermi dappertutto non mi riconoscevo più. E in campo sono rimasto paralizzato dalla mia stessa importanza. È questo che ti sta succedendo, vero? L'importante, Jock, è la partita. È soltanto la partita. Devi dimenticare chi sei, o piuttosto chi la gente vorrebbe che fossi. Perché mi dai tutti questi consigli? Siamo sempre avversari, no? Diciamo che preferisco vincere contro un avversario che è a mio pari, piuttosto che contro uno che non fa del suo meglio. Vedi? Ho perso il mio ego. Ma ho ancora il mio orgoglio. Dovresti fare lo stesso. Mark,
Arcadia News è sponsorizzata da Tecnoi. Sì, telespettatori, finalmente è arrivato il grande momento. Comincia la partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso negli ultimi giorni. C'è chi la definisce la finale prima della finale. Vuoi dire che non vinceremo noi? Esatto, Rocket. Possiamo batterli solo se riusciamo a sorprenderli. I Lightnings non si aspetteranno un tale blocco difensivo da parte nostra. Questo li sorprenderà. Non avranno lo spazio per giocare alla loro maniera. Micro Ice e Jock, dovete fare un vero miracolo, conto su di voi. I miracoli sono la nostra specialità. E in quanto al gioco di squadra, sono stato chiaro, Jock? Sì, coach. Ora ho imparato la lezione. Bene, è tutto nelle vostre mani adesso. Da quando impari le lezioni? Forse qualcuno ti ha sgonfiato l'ego? Non ti preoccupare, Micro Ice. Questo non impedirà che giochi meglio di te. Rocket. Sì, coach? Tu sai che puoi chiamarmi... Zio Arch. Sì, lo so. Che cosa c'è, zio Arch? Ho saputo di tua madre. Spero che non influirà sulla tua concentrazione. Devi vivere nel presente, ragazzo. Quello che è successo tra i tuoi genitori tanto tempo fa non è colpa tua. E non puoi fare niente per cambiarlo. Mentre al contrario, puoi fare molto per cambiare l'esito di questa partita, sei d'accordo? Puoi contare su di me, zio Arch. Sentite che urla! Santo cielo, che emozione! I campioni della Coppa del Momento, i favoriti incontestati, affrontano la piccola squadra che ce l'ha fatta, che nessuno pensava sarebbe arrivata fino a qui. Ecco i Lightnings contro gli Snow Kids. Fate come faccio io, spegnete i telefonini, perché vi garantisco che questa partita vi terrà incollati alla sedia. Dove la porto, signora? All'astroporto, per favore. Che la follia abbia inizio! Molto bene, la partita è cominciata. La pressione da parte dei Lightnings è stata intensa sin dall'inizio della partita, ma gli Snow Kids sembrano avere deciso di concentrarsi sulla difesa in modo da poter bloccare il gioco dei più bravi giocatori della Galactic Football Cup. E ha funzionato! Resta ancora da vedere se Micro Ice e John saranno capaci di ottenere molte palle con questa strategia. Niente è meno sicuro. Tra qualche secondo sarai invisibile. Sarà interessante vedere lo sviluppo di questa partita. E non mi sorprenderebbe se Arch cambiasse strategia a metà partita come ha fatto in passato. Bene, Sonny, adesso puoi andare. È una cosa molto strana. Dall'inizio della partita il gioco è stato molto serrato. Wow! Un'eccellente parata di Aito! I giocatori dei Lightning sono stati regolarmente ostacolati dalla difesa degli Snow Kids. Non è la partita rivelazione che tutti si aspettavano. Speriamo per il bene di Arch che la sua strategia funzioni. Hai sentito un rumore? La stampa si sente mancanza di entusiasmo. No, sto ascoltando. Questa partita che non ha ancora mostrato il suo potenziale. Sì, c'è stato un No, non posso crederci. Cosa? Mi sono perso qualcosa. Che cosa è successo?
Siamo di sopra. Esattamente come temevo. Non ci sono bocche da reazione in questa stanza. Allora, non ci resta che aprirne una noi. Faremo un bel po' di rumore, credo. Non se useremo questo. Ci vorrà un po' di tempo. Arti, a che punto sono? Sono 0-0. No, stavo parlando del risultato. Oh, mi dispiace. Il primo tempo è quasi finito. Simbae, come stanno? Jock e Micro Ice stanno bene, ma gli altri hanno davvero bisogno dell'intervallo. Spero di aver scelto la tattica giusta. Una cosa è certa, Jock ha di nuovo il controllo ed è una buona notizia. Finalmente gli Snow Kids hanno una possibilità, la loro prima vera possibilità. Il portiere dei Lightnings deve ringraziare la sua buona stella per quella traversa. Che colpo di fortuna! Oh no! Forza, fai gol! Arti, stai cercando di farci catturare. Oh, scusate. Hai sentito qualcuno gridare? Forse anche qualcun altro ha un incubo. Non capisco, che cosa stai facendo? Ti perderai la partita. Bene, se n'è andato. Ho bisogno dell'antidoto. Sonny, è troppo rischioso. Dobbiamo andarcene subito di qui. Aiso, sto morendo. Aspetta, forse abbiamo più tempo di quanto non pensassi. Questi sono sicuramente gli ultimi momenti della partita. È rimasto un minuto dei tempi supplementari e poi passeremo ai temuti rigori. Ma la partita non è finita fino al momento del fischio finale e Warren potrebbe ancora fare un miracolo. Tenete duro. Non mollate. Non adesso. Supplementari. Per chi di voi ha ancora le unghie, e io non sono fra questi, posso assicurarvi che se le mangerà durante i rigori. Molto bene. Secondo me abbiamo ancora 10 minuti.
Bene, bene. Si direbbe che il football le piaccia molto, signora. Lo sa, la cosa mi sorprende più di chiunque altro. Sul serio. Finalmente la navicella è arrivata. Può andare al cancello e salire a bordo. Va bene, grazie. Non vorrei trovarmi nei panni di quei giocatori. La tensione è palpabile. Le fan sono stranamente silenziose per la prima volta dall'inizio della partita. Micro Ice ha la tremenda responsabilità di calciare il primo rigore. Ma cosa? Questo codificatore funziona davvero. Attenzione, sta arrivando Playlock. La resa dei conti che tutti ci aspettavamo. Speriamo che Jack non perda la calma come ha fatto durante l'ultima partita contro gli Wamba. L'importante, Jock, è la partita. È soltanto la partita. Devi dimenticare chi sei, o piuttosto, chi la gente vorrebbe che fossi. È possibile, Jack ha sbagliato completamente il tiro! Un attimo! È incredibile! Che tiro! Che gol! Cinque a quattro! Adesso dipende tutto da uno dei giocatori migliori dei Lightnings! Hanno vinto. Allora, la partita è finita. Andiamo via, peccato per l'antidoto. Aspetta. Il dipinto. Cosa? L'antidoto. È tutto a posto, nessuno in vista. Oh no! Mi dispiace, Warren.
Per cosa? Perché hai vinto? Non dispiacerti, Jock. Hai giocato davvero un'ottima partita. Grazie al tuo consiglio. No, grazie al tuo talento. Io non ho fatto molto. Sono orgoglioso di averti battuto. E io sono orgoglioso di aver perso contro di te. Spero che arriverai fino alla fine. Puoi contare su di me. Come stanno, Sibai? Sono contenti. Intendo dire fisicamente. A me sembrano distrutti. Non capisco. Non hanno mai finito una partita in quelle condizioni prima. Sono molto malati, Archie. Eh? Ma come, Clamp? È meglio che me ne vada. Non è gentile andarmene senza salutarti. Un clone? Strano, pensavo di essere più carino. Che cosa? Norata è qui. Nel prossimo episodio di Galactic Football. Al piano degli Snow Kids, presto! Il Technoid farebbe qualunque cosa per riavere il flusso, anche mettere a rischio la nostra vita. Eccoci qui, signore e signori. Tra pochi secondi avrà inizio una semifinale storica. E se perdiamo la partita contro i Technoid? E se questa avventura dovesse finire improvvisamente? Sarebbe come se non fosse mai esistita. Sembra che la nostra vittoria sarà meno spettacolare di quanto pensavamo.